Esiste dopo il crollo del Morandi una zona di mezzo, una terra di mezzo ai confini con la zona rossa che oggi forse finalmente ha trovato una sua collocazione. Certo, è così. Certo, perché non facevamo parte del decreto e quindi per noi era importante che venisse riconosciuto questo. Adesso aspettiamo la perimetrazione, sapere la zona arancione qual è, in modo da tranquillizzare anche delle persone e poi avere un programma e iniziare a dire qualcosa, perché qui di parole ne stiamo facendo tante, però di scritto non c'è niente, sì. E quindi avere la certezza di poter contare sugli indennizzi, che la gente può andare o restare. Sì, perché tra l'altro la vostra zona subirebbe un grosso contraccolpo con la demolizione e la ricostruzione. Certo, perché adesso non vorrei essere frainteso. Gli sfollati hanno avuto degli indennizzi, stanno cercando la loro casa e sono, diciamo, che hanno chiara la loro situazione, ma noi dobbiamo vivere in quella zona. E quindi tutti i disagi che avremo, non sappiamo come il cantiere, come è grande o piccolo, cioè abbiamo tante incertezze che bisogna... Volete qualche sicurezza? Certo. E adesso quale sarà la vostra prossima mossa? Ma la nostra prossima mossa è quella di salvaguardare la salute, cioè che sia instaurato un cantiere, che ci siano delle protezioni per chi abita in quella zona, quindi barriere, capannine per l'inquinamento, in modo che riusciamo a vivere meglio possibile. Chiederete anche delle centraline per monitorare la qualità dell'aria? Certo, monitorare le polveri, anche perché ci sono tanti bambini e quindi le famiglie non tutte vogliono andare via, anzi gran parte vuole restare, perché l'indennizzo non deve voler dire ce ne andiamo. L'indennizzo, chi decide, può andare. Ma io, per esempio, io personalmente, il palazzo numero 2 di Via Porro, di noi nessuno vuole andare via. Cioè vogliamo stare nelle nostre case con la certezza di quello che succederà. Protetti con delle adeguate misure di sicurezza. Ecco, il concetto è questo. Oggi in Consiglio Comunale finalmente i residenti limitrofi a quella che è la zona rossa hanno visto riconosciuta la loro situazione, con una situazione grave anche in vista dei prossimi cantieri. Esatto, oggi è una giornata importante per loro, perché al di là delle mille proposte, dei mille intendimenti positivi, oggi è nero su bianco. Oggi il Consiglio Comunale, come già fece il Consiglio Municipale del Centro Ovest il 24 di ottobre, con un atto che è chiaramente depositato agli atti del Consiglio, anche oggi il Consiglio Comunale finalmente mette nero su bianco l'esistenza di queste persone, l'esistenza delle loro difficoltà, delle loro incertezze, il fatto che comunque in tutti questi, siamo già a 100 giorni dal crollo del ponte, non abbiano ancora saputo di che situazione poi andare incontro. Loro saranno molto disagiati, ma per la demolizione e la ricostruzione, perché loro comunque vivono lì. Quindi a questo punto è giusto riconoscere per loro l'esistenza, come oggi è stato fatto, e un indennizzo che il sindaco ha chiesto di non quantificare, ma di lasciare poi nelle possibilità altrui di farlo più possibile.